Ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Io sono Davide De Vito e oggi vediamo le basi di Sony Vegas. Questa è la schermata che ci troviamo di fronte quando apriamo il programma con il semplice doppio clic del mouse sinistro. Vediamo come prima cosa come mettere un video, come inserire un video per iniziarlo a modificare. Clic sinistro su File, andiamo a selezionare Import e clicchiamo su Media. Selezioniamo il nostro video all'interno della nostra cartellina sul computer, ad esempio questo. Semplice clic, andiamo su Apri, clic sinistro. Ci comparirà nella schermata di Project Media, noi ci clicchiamo, nella sezione All Media che di default è selezionata, il nostro video che abbiamo appena messo. E da qui non si può modificare, dobbiamo trascinarlo qui sotto, semplicemente con il clic premiamo invio, diciamo yes, diamo l'autorizzazione e ce lo abbiamo qui sotto. Altrimenti, altra opzione è selezionare il video, cliccarlo e trascinarlo sotto. È la stessa cosa, sempre yes, e ecco qui il video. Come vedete, dalla rotella del mouse possiamo zoomarlo o rimpicciolirlo. Il nostro video è composto da due fasce. Quella sotto è il nostro audio, quella sopra è il video. Se noi proviamo a trascinare, vedete che sia l'audio che il video sono sincronizzati, cioè sono messi insieme. Stessa cosa se clicchiamo, se trasciniamo prendendo l'audio. Bene, portiamo il nostro video proprio all'inizio e vediamo come tagliarlo. Mettiamo caso che io voglio tagliare una parte qui centrale che non mi interessa. Per tagliare il video, innanzitutto premo invio e di nuovo invio per bloccarlo. Premo S e guardate, il video si stacca, si interrompe, si taglia. Continuo a guardare il video, ripremo invio, premo S e ho creato un doppio taglio, vedete? Questa parte qui io posso benissimo cancellarla premendo il tasto sulla tastiera Canc o tasto destro Delete. Ecco qui abbiamo fatto il primo nostro taglio, mettiamo, trasciniamo l'altra parte dei video addosso a quell'altra. Assicuratevi di avere selezionato in basso al centro dello schermo questo simbolo del magnete, in modo che in automatico il programma ve lo appiccica senza sovrapporlo. Vediamo però che se vogliamo sfumare, fare una sfumatura tra questo taglio, possiamo prendere il nostro video e oltre che agganciarlo, proseguire. Vedete che il programma in automatico vi fa una sfumatura sia a livello audio tra le due parti che a livello video. Fra l'altro, se voi cliccate con il tasto destro all'interno della sfumatura, quindi proprio qui, tasto destro, andate sulla prima opzione, Fade Type, vedete che ci sono tantissime possibilità di variare la sfumatura che il programma ci mette di default, che è questa qui con il pallino. Ma vediamo ora come aggiungere una musica di sottofondo al nostro video che abbiamo creato. Andiamo qui nella fascia a sinistra. Facciamo tasto destro e clicchiamo Insert Audio Track, cioè inseriamo, cliccando nel tasto sinistro, vedete una fascia, una nuova fascetta qui sotto dedicata alla musica, a qualsiasi tipo di audio. Quindi, volendo aggiungere una musica, andiamo su File, Import, aspettiamo che si apra la finestrella, clicchiamo su Media e andiamo a cliccare su un file audio. Ad esempio questo, clicco su Apri, come vedete ce lo porta sempre qui sopra, io in questo caso lo voglio trascinare, lo porto qui sotto. Ovviamente la prima cosa che notiamo è che l'audio della musica che abbiamo aggiunto è troppo alta, copre il volume del video che invece vogliamo mantenere, o l'audio del video copre la musica. Bene, non vi preoccupate, ci sono due modi principalmente per modificare l'audio. Muovendo questa fascetta andiamo a modificare, quindi ad alzare o a sottrarre decibel, quindi ad alzare il volume o abbassare il volume di qualsiasi cosa si trova in questa fascia che abbiamo inserito noi, quindi questa musica, ma anche altre cose che magari si trovano dopo.
Idem per quanto riguarda l'audio del nostro video. Andiamo a abbassare o ad alzare il volume di qualsiasi audio presente in questa fascia. Ad esempio, se voglio abbassare l'audio solo in un piccolo pezzetto, creo il riquadro nel pezzetto interessato, quindi cliccando S e S. Ecco qui, vedete, io posso abbassare o alzare l'audio tramite questa stringhetta. Vi faccio notare una piccolezza, ma che è molto scomoda: se io clicco esterno, quindi deseleziono qualsiasi cosa all'interno del mio progetto e premo S, mi fa un taglio su qualsiasi cosa incontra. Se io invece voglio fare un taglio solo sul video, devo selezionare il video e cliccare S e vedete, non mi taglia l'audio. O se voglio tagliare solo l'audio, clicco l'audio, lo seleziono e clicco S, vedete che non mi taglia il video. Vediamo ora come aggiungere invece un video o un'immagine sopra questo video che abbiamo. Andiamo sempre qui, tasto destro, Insert Video Track. Come vedete, ci inserisce una fascia riservata a video o foto. Andiamo quindi a cliccare su File, Import, Media, faccio clic su Apri. Me lo trascino qui sopra. Come vedete, in automatico ci porta, anche se è un video, ci porta anche l'audio. Se invece è una foto, non avrà audio. In questo caso è un video. A me non interessa l'audio di questo video qui sopra. Quindi, per cancellare solo l'audio di questo video, se provo a cliccare Canc, mi cancella tutto. Così come se provo a cliccare su Delete, mi cancella tutto. Io devo dire al programma che voglio cancellare solo l'audio. Quindi quello che devo fare è selezionare l'audio o il video, la stessa cosa, cliccare su U come udine e vedete che mi scollega l'audio dal video. Quindi io posso selezionare l'audio, premere Canc e vedere che il video invece mi rimane. Ad esempio, a me serve solo questo pezzetto, quindi seleziono il video. Clicco S, mi cancello quest'altra parte e vedete che mentre io guardo, adesso abbasso tutto il volume, se no non mi sentite, che mentre io guardo il video mi compare un pezzetto di questo video che io ho messo sopra. Se voglio che ci sia una sfumatura, che non da un momento all'altro mi vedo questo video, basta cliccare qui l'angolino, creare una sfumatura sia in entrata che in uscita e vedete. C'è una sfumatura. Stesso discorso vale per i testi. Vediamo come aggiungere un testo. Sempre tasto destro, Insert Video Track, perché il testo è considerato un video e non un audio, cioè un'immagine. Andiamo su Media Generators, clicchiamo su All e andiamo su Titles e Text o Text. Scusate la mia pronuncia, ma questo è proprio un tutorial per capire principalmente i passaggi e non studiare l'inglese. Per esempio, andando su Text, Legacy Text, andiamo su Default Text, lo prendiamo, lo trasciniamo qui sopra. Questa cosa qui la possiamo chiudere. Io intanto mi dico che il testo lo voglio far durare questo qui, clicco S, qui Canc. Per modificare il testo, ovviamente la posizione e cosa c'è scritto, andiamo qui in alto a destra, vedete ci sono vari riquadri. Prendiamo l'ultimo, quello più a sinistra. Generated Media, che si può aprire anche con il tasto destro e andare su Edit Generated Media. Faccio un clic, mi apro un po' di più la schermata, così ci capisco meglio. Cancello l'esempio, diminuisco un po' il mio carattere, la dimensione del mio carattere, scrivo Ciao, sono Davide. Se vado su Properties posso cambiare anche il suo colore, vedete l'anteprima qui a destra. Insomma, abbiamo ampia scelta. Per esempio, voglio farlo giallo. Posso chiudere senza salvare, non c'è problema. Ora non mi piace che sia centrale, lo voglio mettere un po' più basso, nessun problema. Andiamo sempre in alto a destra, questa volta non sul primo, ma sul secondo, quello simbolino del quadratino. Chiamato anche Event Pan slash Crop, quindi tasto destro,
video event pan crop. Come vedete abbiamo il nostro schermo. Lo zoom si fa con la rotella del mouse. Voglio metterlo un po' più basso. Bene, basta provare un po' a spostare. Vedete, con il click io sposto anche tramite l'anteprima, vedo che sto spostando il testo, lo sposto qui sotto. Mi raccomando, prima di fare questi spostamenti, fate attenzione, dovete avere disattivato questo simbolino qui. Quindi questo qui deve essere disattivato. Così è attivato, vedete, blu, così è disattivato. Quindi disattivate e poi potete lavorarci sopra. Anche qui sul testo, essendo il testo considerato un'immagine o un video, possiamo creare una sfumatura sia in entrata che in uscita. Adesso vediamo invece una delle parti più importanti. Finito il nostro video, dobbiamo renderlo un video che si può caricare ad esempio su YouTube o che possiamo mettere in chiavetta, un file MP4 magari. Prima di andare a vedere come si salva, facciamo un doppio clic esternamente. Vedete, ci seleziona tutto quanto, compariranno queste due piccole alette gialle che possiamo spostare e noi le portiamo proprio nella parte di video interessata. Andiamo su File e andiamo su Render As. Per renderizzare un video come vogliamo noi, cioè un video che si può vedere facilmente, io vi consiglio di andare su Sony AVC/MVC. E abbiamo le prime due opzioni che sono secondo me le migliori: Internet 1280x720, quindi in HD, e invece l'opzione in Full HD, sempre con questo 30p qui vicino. Assicuratevi che su Render Options ci sia spuntata l'opzione Render Loop Region Only, dopodiché potete togliere, potete rinominare il vostro video. Potete scegliere la cartella di destinazione del vostro video, cioè dove troverete il video renderizzato. Cliccate su Render e vedete, il video si sta renderizzando. Alla fine del rendering ci sarà 100% e potete chiudere. Detto questo video tutorial finisce qui. Se hai dubbi, scrivimi nei commenti. Ci vediamo alla prossima.